Ciao a tutti, buongiorno, bentornati sul canale, è bentornato inverno. Finalmente, verso la fine di gennaio, è tornata la neve copiosa sulle nostre montagne, sull'Appennino. Guardate, dietro di me, in fondo, ci sono le montagne di Campo Imperatore, quello è il Monte Bolsa tra le nuvole, ed è coperto finalmente di neve, ma non come la settimana scorsa, che si vedeva un po' di erba qua e là. Finalmente la neve ha veramente coperto un po', tutto il terreno. Guardate. Veramente una situazione molto bella, speciale. Ed oggi sono tornato a Rocca Calascio, un luogo che conosco molto bene, quindi so più o meno dove andare subito a piazzare il cavalletto e so che in inverno nasconde sempre delle sorprese incredibili. Io spero che il tramonto sia dalla nostra parte questa sera. In ogni caso un piacere essere qui tra queste montagne. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito al canale, mettete un like qui all'inizio del video, rimanete con me perché quella di oggi sarà veramente la prima avventura invernale del 2023. Minuti dal parcheggio si raggiunge questo bel vedere qui proprio sotto il battistero di Santa Maria degli Angeli. Guardate, là dietro c'è anche il castello di Rocca Calascio. Sono qui al cospetto di Campo Imperatore. Guardate dietro le mie spalle quanto è vasto il panorama. È incredibile, è talmente grande che è anche difficile un po' da raccontare e da fotografare. Da quella parte lì si sta un po' aprendo la nuvola sopra il Monte Prena in Fornace. Magari con il teleobiettivo riuscirò ad effettuare qualche scatto e qualche composizione. Per il resto del pomeriggio credo che andrò in quella direzione a cercare un punto panoramico, un punto insolito da fotografare con la neve in questo scenario così, direi quasi polare. Questa è la situazione, vedete il cielo si sta coprendo, però sopra c'è ancora un po' di azzurro. Questo mi fa ben sperare perché vuol dire che non stiamo andando incontro a una precipitazione di neve, insomma, per cui avrò modo di rimanere ancora qui in zona per un po' a girarmi qui intorno e cercare una composizione magari interessante verso il castello e
e il battistero di Santa Maria della Pietà. Cercherò di sfruttare delle rocce che sono un po' parzialmente coperte da neve, perché in questo punto siamo in cresta e insomma la neve è stata spazzata via dal forte vento. Infatti la temperatura davvero si sta abbassando, ho dovuto mettere ancora uno strato addosso, utilizzare guanti, sopraguanti, cappello. Sembra di stare in una spedizione polare. Invece siamo nell'Abruzzo centrale, proprio a Rocca Calascio. Questo è un posto ogni volta diverso, nasconde sempre delle grandi sorprese. E la situazione è davvero molto bella, ai limiti del possibile, perché è davvero molto freddo. La temperatura sarà almeno a meno 5 gradi, perché il vento poi amplifica la sensazione di freddo. Le batterie della Olympus stanno facendo davvero un bel lavoro, e anche della Fuji che sta riprendendo. Purtroppo la GoPro è deceduta poco fa e forse non sarà più in grado di riprendere durante la sessione di oggi, però cercherò di raccontare questo pomeriggio al meglio delle mie possibilità. Se state ancora seguendo il video vuol dire che vi sta piacendo, per cui vi chiedo a questo punto di mettere un like qui al video se non l'avete messo all'inizio, di iscrivervi al canale, perché per me è davvero molto importante, mi aiuta a crescere e a realizzare ancora nuovi contenuti da portare qui sul canale per voi. E per questa fotografia voglio utilizzare questo primo piano con... In fondo ci sono degli alberi e in fondo ci sono le colline di Campo Imperatore che si stanno un po' illuminando e assumono un colore tra il blu, il turchese, e vanno a contrasto con il cielo. E forse utilizzerò anche un filtro polarizzatore per dare più contrasto alle nuvole, però in questo caso bisogna solamente fare delle prove. Non c'è una regola magica, una formula che vi possa consentire di avere la fotografia del secolo, bisogna solamente provare varie angolazioni, varie composizioni. Vediamo quello che esce fuori. Siamo in prossimità del tramonto, anche se credo che il sole purtroppo scenderà dietro le nuvole e si andrà un po' a chiudere
la luce, il colore finale del tramonto, però in questo momento la situazione è molto bella, la luce è piuttosto tenue, non ci sono forti contrasti, quasi quasi è la situazione ideale per la fotografia. Allora io cercherò di raggiungere il punto panoramico vicino al castello, da lì deciderò che cosa fotografare verso il tramonto, ma devo sbrigarmi perché manca veramente pochissimo. Ho raggiunto il mio solito punto panoramico qui sulla cresta su cui sorge poi il castello di Rocca Galascio. La situazione è particolare, il sole ormai, ecco, come immaginavo, è sceso dietro le nuvole, per cui la luce è un po' latitante, però siamo in mezzo alla neve, per cui c'è ancora molto bagliore e qualche nuvola è un po' colorata in fondo lì da quella parte, per cui utilizzerò il grandangolo, il 1240, cercherò di effettuare alcune composizioni magari da quella parte e magari verso Campo Imperatore. Certo, in queste situazioni non possiamo mai controllare la luce e prevedere esattamente quello che può capitare, per cui dobbiamo essere pronti a fotografare la scena così come si presenta. Qui ho anche un teleobiettivo, magari alla fine cercherò di effettuare qualche foto in lontananza, però certo la situazione è davvero molto particolare. Vediamo che cosa si può fare. E purtroppo anche l'avventura di oggi ormai volge al termine. Sono tornato qui a Campo Imperatore, a Rocca Galascio, un luogo che mi piace visitare in diverse situazioni, in diversi periodi dell'anno. Ma devo dire la verità che forse qui il più bel periodo per visitarlo è appunto l'inverno, quando Campo Imperatore e tutta la montagna si veste di bianco e sembra di stare veramente in un posto fuori dal tempo, fuori dal mondo. Guardate, c'è qui un castello medievale che risale addirittura all'anno 1000. Chissà quante persone sono passate per questa cresta nel corso dei secoli e a questo punto anche dei millenni. Ed io vi ringrazio per aver seguito la puntata di oggi fino a questo punto, per avermi tenuto compagnia qui sulla cresta di Rocca Galascio in questo freddo veramente siderale. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure fotografiche ed escursionistiche. Date uno sguardo anche al mio sito internet, perché ci sono delle novità per quanto riguarda workshop anche last minute. E noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!